Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi sono qua con questo fantastico aggeggio che, nonostante solitamente venga usato per fare le pulizie, può essere estremamente utile anche per fare degli esercizi di stretching, ossia una scopa. Allora, potete usare qualsiasi palo verticale, potete usare tutte le scope del mondo, potete togliere la parte sotto e usare solo il bastone. Quello che mi interessa è farvi vedere un esercizio per andare ad allungare, sensibilizzare la pancia muscolare del bicipite, che è forse una delle parti più difficili da andare a colpire. Quindi quello che facciamo è generalmente cercare di avere un palo, diciamo, che arrivi all'incirca all'altezza della spalla. Ok, quello che vogliamo andare a fare è andare a percepire la tensione esattamente sulla pancia muscolare del bicipite. Quindi partiamo andando a posizionare la presa con il pugno in basso. Ok, da questa posizione io vado prima a girare completamente la parte interna del gomito verso l'alto, il più possibile, e una volta fatto questo vado a ruotare il busto il più possibile. Se l'esercizio viene eseguito correttamente, si andrà a percepire tensione esattamente nella pancia muscolare del bicipite, tranne nel caso in cui voi siate eccessivamente rigidi. Se avete troppa rigidità a livello della fascia del bicipite, si può andare a percepire tensione proprio a livello dell'inserzione tendinea o anche addirittura in corrispondenza del brachio radiale. Tuttavia, se questi due elementi non sono di impiccio, lo stretching viene eseguito qua. Una cosa su cui bisogna porre attenzione è il fatto di fare, tra virgolette, perno, ok, sulla spalla dove si va a produrre l'allungamento, e quando si esegue la rotazione andare a mantenerla ferma, quindi esattamente in linea con la mano, non la sposto né troppo avanti né troppo indietro, in linea con la mano, e vado a spostare indietro l'altra spalla. Oltre ad essere un potente esercizio di allungamento per il bicipite, lo è anche per il coracchio brachiale ed eventualmente per persone eccessivamente rigide per il pettorale. Quindi va da sé che una persona troppo rigida, che non è in grado di eseguire una torsione del busto, avrà una limitazione dovuta alla rigidità del pettorale. Ragazzi, non si può andare incontro a tutti, quindi cercate di risolvere i piccoli problemini che possono essere di ostacolo alla massima efficacia di questo esercizio e poi mettetevi sotto ad allungare i bicipiti.